Dai. Bene, buongiorno. Aspettiamo il tuo verbo. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. 23 convocati. Tutti. Sempre più difficile. Tutti convocati. Infortunati, squalificati, tutti. Anche Insigne. Tutti. La forza del gruppo. Bisogna stare uniti fino adesso, no? Cioè, quindi anche Filippo e tutti. Tutti. Dobbiamo stare uniti. Uniti fino alla fine. Sensazioni in tanto. Ma settimana è passata tranquilla, nonostante le file dei botteghini. No, buona settimana, tutti idonei, a parte gli squalificati. L'ho squalificato, cioè. Per il resto è la solita classica settimana normale, niente di più. Quindi tu... Filippo resta a casa o? Filippo torna, arriva con noi, viene con noi, tutti. Anche lui. Tutti, diffidati tutti, ho detto, proprio squalificati tutti. Queste ultime due partite convocheremo tutti quanti. Sei su che puntato questa settimana principalmente? Abbiamo fatto un ripasso generale. Perché ci aspettano due partite importanti, soprattutto quella di domenica per me è importantissima, perché dobbiamo fare punti a tutti i costi per poi giocarci l'ultima partita in casa. Hai detto punti? Punti, sì. No, punti. Andiamo per fare punti, andiamo a fare la nostra partita sapendo che non sarà facile perché saranno 20.000 persone. Loro, dai messaggi che arrivano da Salerno, vogliono vincere a tutti i costi. C'è qualche ex che è col dente avvelenato, quindi, ma a noi non ci interessa, noi dobbiamo pensare al nostro cammino. Quindi andremo lì per fare la nostra partita e cercare di fare i più punti possibili. Per non arrivare alla fine... all'ultima e dover vincere a tutti i costi per avere due risultati su tre, quindi questo è, diciamo, l'obiettivo. Quindi si aspetta una gara diversa rispetto all'andata, anche perché c'era un altro allenatore, ma la Salernitana qui fece molto soffrire in Perugia. No, l'andata ci ha messo in difficoltà nonostante ci fosse un altro allenatore, ma la squadra è una squadra importante, se andiamo a vedere i nomi sono tutti giocatori importanti. E mi sembra che all'andata Foggia non ha giocato, Volpe non giocava, insomma diversi giocatori erano in panchina. Adesso hanno trovato con Gregucci, hanno trovato la quadratura giusta, stanno facendo punti, sono rientrati nella zona playoff anche se gli manca un punto, quindi, però l'ultima hanno la Paganese, quindi sulla carta è una partita facile. Però c'è anche un po' di rivalità, c'è, quindi noi andremo lì a fare la nostra partita sapendo che troveremo una squadra anche sgorbutica, perché l'andata è una squadra tosta. Però più propositiva sarà, si aspetta. Ma io me lo auguro, anche perché il campo è bello largo come quello nostro, quindi possiamo sfruttare gli spazi, insomma. Però non sarà una passeggiata, perché l'andata anche in casa è una squadra cattiva. Andavano su ogni pallone, duri, quindi non è stata una partita facile l'andata. Hanno dei punti deboli. Ma guarda, punti deboli, è una squadra che ogni tanto si addormenta, hanno perso a Prato, cioè, però ho visto molte partite dove sono state una squadra compatta, hanno vinto partite importanti, quindi ha un organico importante, dai, Mendicino, Ginestra, Fofanà, Volpe, Montervino, Foggia, cioè, Gustav, c'ha una squadra di categoria, ragazzi, poi che hanno avuto una partenza dove... che non sono stati come praticamente la partenza simile a Lecce. Lecce ha perso 5 partite di seguito, loro nel corso della prima parte hanno perso diverse partite. Però è una squadra da non sottovalutare. Ai ragazzi ho detto che i primi 15-20 minuti sono fondamentali, perché è una squadra che corre tanto, pressa tanto, gioca sugli errori avversari e mena tanto, e quindi ci dobbiamo preparare mentalmente. Perché dobbiamo portare punti a casa. Il pranzo di Vasco e Pasquetta è stato assorbito bene, sono comportati
No, ma a livello di peso sono tutti bene, hanno fatto la vita giusta. Il discorso è che ci sarà la sosta, dopo la sosta non si sa mai una squadra come reagisce, però come vale per noi vale anche per la Salernitana, quindi anzi, noi siamo stati, abbiamo cercato di stare sul pezzo fino alla fine, quindi la squadra mi sembra tranquilla, adesso ci sono ancora 2 giorni alla partita, quindi però sicuramente non ci aspetta una passeggiata, questo lo sappiamo. La curiosità, i diffidati per l'ultima ti servirebbero sicuramente tutti? Guarda, ad oggi non sto facendo nessun tipo di calcolo, vediamo, abbiamo ancora un giorno per pensare. Sicuramente abbiamo Eusebi, Contino, Massoni, diffidati, Ian come diffidati, però non possiamo stare a pensare troppo a questo, secondo me, perché dobbiamo portare punti a casa, ripeto. Non voglio arrivare all'ultima partita che è un solo risultato, quindi vedremo fino alla fine, vedremo. Perché dubbi hai, nel senso di essere al di là di tutto, insomma, soprattutto sull'atteggiamento tattico, sugli interpreti, su quali sono i dubbi? Ma ad oggi niente, possiamo giocare in tutti e due i modi, quindi la squadra ha metabolizzato un po' tutti e due i moduli. Ma non dipende dal modulo, cioè domenica non dipende assolutamente dal modulo, né domenica prossima. Dipende da quello che c'è dentro, da dove vuoi arrivare, da cosa vuoi diventare, cioè questo è. Noi possiamo entrare nella storia di questo club, di Perugia, quindi è molto importante. Puoi mettere un tassello importante nella tua carriera vincendo un campionato, che non è facile. Cioè, noi siamo 2 anni che ci stiamo provando. Alcuni sono, questo è il secondo anno, i vari Kobrevec, i vari Nicco, Moscati, Massoni, quindi ed è molto importante. Credo che sia molto importante, specialmente anche per questi ragazzini che abbiamo al primo anno di C1. Vincere un campionato sarebbe per loro mettere un tassello importante nel proprio curriculum. Quindi chi ha più fame vince, non c'è niente da fare. Moduli, strategie e altre stupidaggini, non, queste due partite non contano, secondo me. Ci vuole la cattiveria giusta, l'attenzione giusta, quella vista con il Pontedera. L'atteggiamento deve essere quello, attenzione continua e sacrificio continuo. Come sta Rossi? Si è allenato, bene, ma stanno tutti bene, tutti, chi più chi meno, tutti. Sarebbe pronto per l'impiego? Vedremo. L'idea è che rispetto all'anno scorso, che ci ha avuto certi che arrivavano alla fine per dare tranquillità e stimolo, e lo hanno fatto, quest'anno mi sembra che sia più prudente nell'impiegare questi arrivati dopo, più rispettoso del gruppo che è arrivato fino a qui, mi dà l'idea. Ma non è rispettoso del gruppo, è che bisogna valutare come sta un giocatore, se no facciamo come l'anno scorso, nell'ultima partita, no? Quella è stata un'esperienza? Sì, è stata certo, quella è stata un'esperienza, perché bisogna vedere un attimino, non conta solamente l'allenamento, bisogna tener conto anche dei fattori esterni, cioè come si è stato abituato, la mentalità, cosa puoi dare dopo tanti anni che stai fermo, c'è tante cose. E noi ci stiamo giocando un'annata che è stata molto dura per noi, quindi bisogna un attimino stare attenti. È normale che chi è arrivato mi deve dare degli input importanti. Vi disturba tutto il movimento che c'è intorno? No, assolutamente. Assolutamente no. Perché? Anzi, fa piacere vedere tutta questa gente che sta prendendo i biglietti. Mi sembra che siamo ancora 10.000, mi sembra, già oggi. Beh, è importante, significa che abbiamo fatto qualcosa di importante, ma dobbiamo continuare. Cioè, che abbiamo lavorato significa che abbiamo lavorato bene, che abbiamo riportato entusiasmo nella città, cioè, abbiamo riportato gente allo stadio, e questo è molto importante per tutti. E per noi deve essere uno stimolo in più. Sicuramente ci seguiranno anche a Salerno, quindi questo per la squadra è molto importante. Le 3 settimane di pausa di Fabinho, a che punto lo hanno portato?
livello psicofisico? Ma Fabinho sta discretamente bene. Bisogna vedere adesso mentalmente. Molto fa la mentalità in questo periodo, non è il fisico, è mentalmente, deve essere pronto a affrontare queste partite. Ragazzi, sono partite, sono finali, secche, sono finali secche. Cioè, dobbiamo tenere gente pronta, sveglia, che ha voglia e che si sacrifica tanto, perché queste sono partite di sacrificio, dove puoi avere anche una sola palla gol e devi essere pronto a buttarla dentro. Cioè, in queste ultime partite non... Cioè, specialmente nelle ultime due, sarà importante sfruttare quel poco che ti capita. E quindi dobbiamo essere lucidi e pronti. È facile a dirsi, proprio difficile a farsi. Dalle tue parole, vista la partita di Fabinho, che sarà sbagliata abbastanza spesso, non c'è dovrebbe avere chance di stare in campo. No, io non sto dicendo che non ha chance, io sto dicendo quello che voglio dei giocatori. Cioè, ma è tutta la settimana che sto ribattendo questo, cioè, non possiamo permetterci errori, lo sappiamo. E la posta in palio è alta, lo sappiamo, ma adesso in questo punto del campionato è così. Cioè, giocatori pronti, che si sono allenati per un anno, dobbiamo fare due partite secche. Perché non hai manco il tempo di recuperare, nonostante ti puoi concedere anche di perdere la prima, ma poi sei costretto a vincere la seconda a tutti i costi, allora non ci voglio arrivare, dobbiamo far punti. La squadra lo sa, dobbiamo far punti. Un occhio, un orecchio sugli altri campi? No, no. Ci ho detto già domenica, due domeniche fa, siamo noi gli artefici del nostro cammino, e questo è, non lasciamo perdere gli altri, non mi interessa. Dobbiamo fare i punti noi. Pensiamo a Salerno, che è la prima tappa. Poi penseremo a Frosinone, che è l'ultima tappa, per finire il campionato. Tu eri in campo 20 anni fa, quando ci fu il Frosinone a Salerno. Vincemmo 1-0. Che atmosfera ti aspetti? Oh no, 1-0 con Frosinone. Abbiamo vinto 1-0 con gol. Quando ha fatto fallo il portiere a metà campo, abbiamo battuto subito e tutti fermi a protestare, c'era con varie gol che hanno fatto invasione, che ci ha salvato Soviero, perché sennò ci ammazzavano a tutti. Era riuscito a prendere un casco dai Celerino, Soviero, perché prese un casco da un Celerino e si mise davanti a tutti a fare da spartitraffico, proprio bom 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 bom, e siamo riusciti a entrare. Sì, sì, ma Salerno è, sappiamo, una piazza calda, ragazzi, 20.000 sono tanti, ma è come Perugia, dai, alla fine è come Perugia. Sono piazze importanti che hanno fatto calcio, quindi sono così. Ma se invece come l'ha visto, visto che è la squadra della sua città, una partita così importante? Ma guarda, sta tranquillo, lui non è che fa trapelare qualcosa, lui è tranquillo. C'è sempre lo stesso comportamento. Poi non so se dentro sta in coma, nel senso sta in fibrillazione, però si è allenato con tranquillità. Sempre uguale, lui c'ha sempre lo stesso comportamento. No, ma la squadra si è andata abbastanza bene. Dai. Adesso domani faremo la rifinitura e poi decideremo. Dove? Siamo a Cava di Tirreni. Tu conosci bene? Sì. C'è qualcosa che ti preoccupa di più? Qualcosa che invece ti conforta? Niente, non mi preoccupa niente. No, lo so, nel senso l'ambiente. No, ma ragazzi, guarda, io sono abituato, cioè anche da giocatore siamo andati in piazze importanti, calde, tipo Avellino, altre piazze. Ma poi in campo, ragazzi, sono 11 contro 11, non è che la gente ti può prendere a sassate. No, 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 non dicevo questo, nel senso che c'è un ambiente carico. Noi... No, no, dico, ma no, l'ambiente... No, assolutamente. Una squadra spinta dall'ambiente, come magari... E siamo noi, in campo sono 11 persone, 11 uomini contro 11, punto. Lì si vede la forza di una squadra. Sono curioso di una cosa, tu come... reagisci a questo tipo di partite? La notte prima
Dormi o... Ma io di solito dormo, anche se settimana sentivo qualcuno che non dormiva, non faccio nomi, però qualcuno non dormiva. Io ho sempre dormito con tranquillità. Può anche darsi che poi... Io di solito il lunedì non dormo, cioè la domenica sera non dormo. La domenica non dormo, io il giorno dopo la partita non dormo, cioè il giorno della partita non dormo. Anche se vinci? No, non dormo, cioè proprio la tensione, ci metto... Cioè, tipo le 4 e mezza, le 5 vado a letto perché non riesco a... Devo scaricare prima la tensione, dopo... Però questa settimana l'ho passata con molta tranquillità. Ok, arrivederci.